Allora, regà, forse non ci siamo capiti, forse non avete capito un cazzo. Ho visto che gente mi scrive, gente ha commentato, gente commenta ad altri che questo è tutto un ritorno di Rockstar, che Rockstar sono stessi loro che hanno fatto uscire queste immagini di questi video. Ma voi avete dei problemi nel cervello, secondo me. Ma voi avete presente cos'è il codice sorgente, regà? Il codice sorgente è il codice del gioco. Se per caso qualcuno riesce a ricostruirlo per intero, perché ragazzi ci sono una marea di clip con i codici sorgenti visibili, parziali, questa è merda. Ma già adesso è merda, ragazzi. Sapete cosa vi sto dicendo? GTA 6, che doveva uscire nel 2024-2025, scordatevelo, perché Rockstar non si può permettere di rilasciare un gioco dove gente conosce il codice sorgente parziale. Lo deve rifare, lo devi riscrivere per forza, ragazzi, perché sennò i nostri gameplay non saranno sicuri. La gente potrà farci il cazzo che vuole con noi, perché come ben sapete dietro ogni gioco c'è sempre un codice che gestisce il gioco, quindi gestisce noi player. Se questo codice viene violato e viene conosciuto da determinate persone, è un casino. Ragazzi, l'hacker che ha hackerato e pubblicizzato queste cose è a rischio. Tramite Jason, regà, abbiamo saputo che l'hacker ha chiesto un riscatto. Praticamente sta chiedendo dei soldi perché se no divulga altre immagini. Ma voi sapete cosa sta succedendo? Se la situazione fugge di mano completamente a Rockstar, noi non giochiamo più a GTA 6 per almeno altri 10 anni. Perché ragazzi, GTA 6, secondo voi, quanta spesa c'è dietro? GTA 5 è uscito 9 anni fa, nel 2013, e noi sappiamo che effettivamente 5 anni fa già ci stavano lavorando ed erano a buon punto, ragazzi, perché la struttura di gioco era già fatta. Quindi questo gioco come minimo è 10 anni che ci lavorano. E tra tutte le persone che ci devono lavorare, persone da casa, perché ragazzi Rockstar lavora anche con persone da casa, in smart working, tutte queste cose costano dei soldi. Questo potrebbe essere un gioco $1 miliardo buttati via, ragazzi. 10 anni di lavoro buttati via. Quindi non state a dire che Rockstar ha fatto apposta a far uscire, perché siete sempre voi bimbi minchia che mi state sul cazzo, che uscite con queste frasini del cazzo. Detto ciò, regà, cosa vi posso dire? Speriamo che Rockstar in minor tempo possibile riesca a recuperare la situazione, perché se no, regà, ce lo dobbiamo dimenticare veramente per parecchio tempo. Sperando che a quel punto ci diano qualcosa da fare sulla next gen, su GTA 5, perché regà, questo potrebbe essere davvero la fine per Rockstar Games. È un colpo talmente basso che o se la giocano bene, regà, e riescono ad acchiappare questa persona e non far divulgare nient'altro, ma se questo impazzisce e oggi divulga qualcosa e non arrivano a un accordo, non si sistema la situazione, Rockstar chiude i battenti. E con questo chiudo il video. Bella, ragazzi.